Pier Firpo, solo la settimana scorsa ci siamo incontrati per un brindisi benaugurale proprio al Forte di San Giovanni, un evento che annunciava questa grande fortezza del benessere, e oggi siamo qui con in tasca un calendario densissimo di eventi su 3 giorni. Quanto è stato difficile coordinare tutte queste realtà e quanto lavoro c'è dietro? Dunque, è un evento complesso, come dici tu, però possiamo contare su dei grandi aiuti, su delle bellissime sinergie che si sono create con gli operatori, ma soprattutto i partners importanti dell'evento, che sono il Polo Museale, il Centro Storico del Finale, poi la Polisportiva del Finale veramente ha fatto una grande parte, sia a livello amministrativo che a livello pratico, e poi naturalmente il comune di Finale Ligure, dove siamo ora e dove abbiamo appena terminato questa, direi, interessante conferenza stampa. Abbiamo sentito anche dei nomi di altissimo livello tra fisiatri, specialisti di cannabis terapeutica, yoga, musica, associazioni sportive, la collaborazione con finalborgo.it. Quanto si può dire di tutto questo? Una serie di eccellenze tutte concentrate. Sì, c'è veramente una grande concentrazione di proposte, sia a livello di convegni, noi avremo 28 convegni, poi ci saranno spettacoli, direi, durante la giornata. Poi ci sono dei momenti veramente speciali, perché venerdì sarà la giornata mondiale dello yoga, per cui noi la celebreremo come dovrà essere. E poi, come dicevi giustamente, ci sarà questo trade union che avremo con finalborgo.it nell'organizzazione della notte romantica. Quindi ci sarà Fortezza del Benessere che la notte di sabato, la sera di sabato, si incontreranno con la Fortezza del Benessere, quindi la notte romantica e Fortezza del Benessere, al Chiostro di Santa Caterina, per una lezione di yoga con la pianista Paola Arras. Quindi quello sarà un altro momento magico. Ce ne saranno tanti momenti magici per chi vorrà essere presente in Fortezza nei 3 giorni, quindi da venerdì 21 a domenica 23, l'orario esteso, perché la Fortezza aprirà alle ore 8 del mattino e chiuderà a mezzanotte, per cui pensate quante ore ci saranno a disposizione per visitare anche il forte e per apprezzarlo in ogni suo veramente anfratto, in ogni sua cella. Sarà un'esperienza davvero magica.